Ci sono saghe familiari costruite su una passione che si tramanda di generazione in generazione, come quella della famiglia Malpighi, che da quasi due secoli produce aceto balsamico di eccezionale qualità. Io dico sempre che nelle mie vene, oltre al sangue, scorre il balsamico. Ed è una storia che la mia famiglia porta avanti dal 1850, che io sto traghettando appunto al futuro, e ho costruito quello che è Acetae Malpighi di adesso, appunto nella fine degli anni 90. La tenuta del Cigno alle porte di Modena è il luogo simbolo di questa lunga storia. Qui ogni anno arrivano quasi 30.000 persone per conoscere da vicino la magia del vero aceto balsamico. Questa è una tenuta molto importante per noi, la tenuta del Cigno, perché abbiamo 30.000 persone ogni anno in visita e vengono a capire, a vedere appunto l'uva, l'ingrediente primario con cui parte l'aceto balsamico tradizionale di Modena. Vedono le botticelle secolari, il metodo tradizionale del disciplinare che noi continuiamo a portare avanti, e hanno l'opportunità di sentire o me o mio papà, i nostri collaboratori, raccontare questa storia millenaria. Le due produzioni principali di questa azienda riguardano l'aceto balsamico di Modena IGP e l'aceto balsamico tradizionale di Modena DOP, simili nel nome ma diversi in termini di gusto, di processo produttivo e ovviamente di prezzo, dato che il secondo è destinato ad una nicchia particolarmente esigente. Prima le persone erano scettiche, non riuscivano a capire la differenza tra l'aceto balsamico di Modena, quindi l'IGP, un po' più commerciale rispetto all'aceto balsamico tradizionale, quindi il prodotto di nicchia. Erano curiosi, non capivano perché un prodotto con un nome molto simile avesse una differenza di costo così elevato. Pian pianino le persone si sono acculturate e devo dire che quando vengono qui o assaggiano i nostri prodotti diventano dei promotori dell'azienda e, come dice mio papà, dei discepoli del balsamico. Il prodotto va utilizzato con la semplicità di utilizzarlo come un ingrediente, quindi alcune gocce su un gelato di crema, su delle fragole e su una scaglia di parmigiana, ecco che abbiamo già una grandissima esaltazione. E poi abbiamo grandi chef che sanno interpretarlo usandolo appunto come uno dei tanti ingredienti per la formazione di un'opera d'arte, come un piatto appunto evolutivamente nuovo. Per produrre l'aceto balsamico tradizionale di Modena bisogna essere a Modena e nella provincia di Modena, quindi il microclima è fondamentale. Avere una grande tradizione familiare, utilizzare un prodotto che derivi esclusivamente dalle uve del territorio, aderire a un consorzio appunto di produttori e seguire quello che il metodo del disciplinare di produzione appunto ti consente di poter utilizzare. Quindi è un'alchimia di tanti fattori che noi diamo per scontati perché fanno parte della nostra quotidianità. Io da bambino ci sono nati in mezzo a questo mondo. Però è fondamentale avere questa storicità, perché sennò io sarei qui a raccontarvi altre cose, non l'aceto MLP, che non l'aceto balsamico tradizionale.